oggi siamo a ragionare sul destino, sulla prospettiva, abbiamo detto di FCA, ma la prima considerazione, cosa che peraltro abbiamo sicuramente presenti tutti, che una cosa è parlare del destino, della prospettiva di FCA, e un'altra è quella di parlare del destino, della prospettiva e del contributo nel conto economico di FCA di quello che una volta era Fiat. E noi qui abbiamo gli stabilimenti di Fiat, da saperlo. Per cui conto economico, investimenti, FCA può anche farli, ma non è detto, dato che il gruppo Fiat, l'ex gruppo Fiat dentro FCA è un pochino l'anello debole del gruppo, è una considerazione che credo che possa aggiungere semmai preoccupazione, ma va considerata. La seconda è che si è ragionato molto sulla prospettiva, giustamente, quindi sul futuro, quindi sull'auto ibrida, quindi sull'auto intelligente, quindi sull'auto elettrica, ma anche qui credo che tutti siamo consapevoli che non sono produzioni oggi di massa e noi il problema potremmo non averlo domani, potremmo averlo oggi. Sono produzioni che in questo momento più o meno cubano lo 0,2% della produzione. È il numero che da Marchionne, se lo ricordo. È il numero che da Marchionne. Quindi è chiaro che va fatto un ragionamento di futuro e quindi di prospettiva, ma c'è un ragionamento, io credo, ed è anche stato detto, da fare subito sui modelli tradizionali. Modelli tradizionali che hanno spinto molto bene i conti di Fiat dentro FCA e che probabilmente oggi, io non sono un esperto, quindi non è un'affermazione, ma che probabilmente oggi hanno un po' perso, essendo ormai relativamente nuovi, la loro spinta propulsiva nelle vendite e quindi nella produzione. Quindi credo che focalizzarci su due fronti, è quello della prospettiva ma anche quello del modello tradizionale, ovvero il secondo modello su Mirafiori, e nel contempo quindi sviluppare una alternativa di prospettiva. Se questo fosse un po' vero, credo che insieme alle altre preoccupazioni che raccolgo e faccio mie per andare al dunque e stringere la questione, credo che nel condividere, avrei proposto, mi ha fatto piacere sentire che comunque è un pensiero comune, nel condividere quindi il fatto che questa giornata utile, importante, vada finalizzata con qualcosa di concreto, e qualcosa di concreto sicuramente anche per me può essere una lettera aperta, una lettera pubblica, una lettera che faccia da un lato sintesi e raccolga quindi queste preoccupazioni, una lettera che ci faccia diventare, soprattutto voi istituzioni, ambasciatori di un territorio che incomincia ad avere qualche preoccupazione oggettiva. Dovremo cercare, non oggi chiaramente, ma appena si potrà, un appoggio anche di livello superiore al nostro, perché il fatto che la testa pensante sia al di là dell'oceano è un dato oggettivo e non è la stessa cosa, indubbiamente, non prendiamoci in giro. L'interlocuzione oggi sconta una difficoltà oggettiva anche, direi, per questa ragione. Quindi c'è bisogno di dare una manifestazione plastica, pubblica, di un territorio, e possibilmente non solo, che, come dire, faccia fronte comune, perché i problemi di FCA e di Torino, se poi consideriamo anche l'indotto, riguardano, come sappiamo, tutto il Piemonte, non soltanto Torino. Le preoccupazioni oggi insistono, dicevamo, sulla produzione, il tradizionale, Mirafiori, in parte Grugliasco, ma c'è un qualche cosa di cui si parla un po' meno e che io credo abbia un'importanza abbastanza rilevante, che è tutta quella realtà cosiddetta gli enti centrali, che sono
o meglio dovrebbero essere, centro ricerca eccetera, il cuore progettuale. Vorremmo che fosse il cuore progettuale, ma non lo è, è propulsivo, è un tema numerico perché sono più di 5.000 persone, ma è anche un tema di prospettiva.